Licio Marchioni, eroe romantico, ti abbiamo visto in tante maniere nella tua carriera, anche recentemente a teatro, in tanti ruoli molto diversi da loro, ma così un personaggio romantico e fragile è una novità. È una novità e per questo che ne sono contentissimo, insomma, perché fino adesso paradossalmente il ruolo più romantico che ho fatto era quello del freddo sulla serie di Romanzo Criminale, che mi sembra quantomeno un controsenso, quindi sono contento, sì, perché è un ruolo difficile, molto leggero, molto grazioso. È anche un ruolo dove non hai battute quasi, anzi quelle che dice sono anche molto difficoltose, tutto sulla parte fisica basato, quindi è anche una sfida. Io penso che per un attore non ci sia niente di meglio, nel senso che riuscire ad esprimere tutto quello che si deve attraverso lo sguardo è in teoria tutto quello che un attore dovrebbe essere in grado di fare, qualsiasi ruolo egli interpreti. E avere questa possibilità è stato meraviglioso ed è anche per questo che ringrazio il regista Paolo, perché abbiamo lavorato veramente meravigliosamente, con un approfondimento che è ancor più difficile proprio perché in un film, in una chiave di commedia. E se è anche un altro elemento, un ladro di libri in qualche maniera. Ecco, essere un ladro di libri, soprattutto in quest'epoca in cui Raro. sì, i libri vengono più bruciati che letti, oppure diciamo che c'è il Kindle che grazie a Dio ci sostiene a portare tanti libri, quindi c'è qualche cosa di romantico, anche di vecchio stile in questa cosa. Sicuramente sì, ovviamente non invito nessuno a rubare dei libri, però ad avere una propensione, un amore, una grande passione per riscoprire il rumore della carta, l'odore della carta, il silenzio di lettura e anche la possibilità e quanto tempo ci vuole da quando si legge ad immagazzinare. Noi siamo presi dalla fretta dei 140 caratteri di Twitter. Insomma, questo è un ruolo che un po' invita forse le persone a riappropriarsi del silenzio, che mi sembra una cosa ottima. Vinicio, arrivato a questo punto della tua carriera, insomma, è qualche anno che reciti, non tantissimo. Che cos'è per te la creatività? E mettersi in discussione sempre, nel senso di ripartire da zero, sempre, cioè non andare a, non tanto ricercare dei ruoli già fatti o che non sono stati fatti, ma proprio riuscire a fare più pulizia possibile. E cercare di contemporaneamente di avere più curiosità possibile per riempirsi di nuovo. Non so se mi sono spiegato.